Ed eccoci alla prova finale con il finalino QRP con l'MRF 101 che vedete qua, uno singolo in configurazione alla cabanda. Ho cambiato il trasformatore d'uscita da materiale 2, sono passato a materiale 6, giallo, sempre con 12 spire bifilari. Montati anche tutti i filtri, compresi quello dei 50 mega, quindi abbiamo 10 filtri. Adesso andremo a testare i 50 mega, che era un po' la scommessa per vedere se a larga banda riusciva ad arrivare fino a lì. Le ventole che sentite sotto è l'alimentatore Meanwhile, sono già inseriti i 50 volts, adesso daremo corrente di bias senza dare radiofrequenza, quindi 100 mA di assorbimento a riposo, che è la corrente di riposo per polarizzare l'MRF 101 in classe B. Adesso andremo sul nostro generatore cecoslovacco, nel senso che è un Panasonic comprato in Cecoslovacchia. Daremo inizialmente pochissimi watt, siamo neanche a più 18 dBm, abbiamo un'uscita di 3 watt con un assorbimento che non arriva neanche ai 500 mA. Aumentiamo un po' la birra, siamo sempre sulla frequenza dei 50 mega, qui andremo intorno ai 22 dBm, l'assorbimento è arrivato a quasi 800 mA e abbiamo i nostri 9 watt di uscita, 9 watt di uscita con un ingresso di 22 dBm, non male, anche perché con il nuovo finale MOSFET MRF 300 bastano veramente pochi watt, quindi lo farò andare come finalino QRP larga banda regolabile con continuità da 0 a 20 watt. Quindi la prova in 50 mega col nuovo trasformatore materiale 6 giallo, direi che è riuscito.